Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Oggi vi voglio fare un make up utilizzando la palettina, questa qui di Huda Beauty, la Sapphire Obsession, utilizzeremo questi colori qua. Allora, per prima cosa andrò a mettere come sempre il mio correttore come base ombretto, quindi andiamo a mettere il correttore. Poi andremo a mettere l'ombretto panna solo sulla palpebra fissa. Io metto sempre questo qui di Sephora, fin quando si finisce utilizzerò questo. Adesso andremo a utilizzare la Sapphire. Allora, come ombretto di transizione vorrei mettere o questo o questo. Voi cosa ne dite? Allora, questo è un po' scuro, quindi avrei un po' di paura. Facciamo così, facciamo al contrario questa volta, facciamo un metodo come mi truccavo prima, quindi inizierei col mettere questo blu su tutta la palpebra e poi metteremo questo scuro. Però iniziamo con il blu, questo proprio, questo più chiaro, proprio questo qua. Iniziamo a metterla sulla palpebra mobile. Bello come blu, mi piace. Ovviamente c'è anche un po' di fallout, ma non fa niente perché noi la base la facciamo dopo. Potevo anche mettere una base con il matitone di Kiko, ma me lo sono dimenticato. Ah, una cosa. Ho visto un video di una ragazza, che vi metterò il link qua sotto, dove fa vedere come lei mette la cipria proprio all'apertura dell'occhio con un pennello del genere. Lei dice: mettete questa, lei ovviamente è una makeup artist, mettete proprio all'apertura dell'occhio, quindi qua, così da prendere, diciamo, la linea dell'occhio, quindi così, giusto? Sì, dovrebbe essere così. Poi ovviamente essendo cipria la potete togliere benissimo senza paura che vi rovini il make-up o la base. Proviamo. Io la seguo tantissimo perché mi piace come si trucca, quello che fa vedere, delle recensioni. Ho visto anche delle recensioni che ha fatto per i pennelli di Jaclyn Hill e davvero era meglio che non lo vedevo. Adesso andremo a mettere questo blu scuro sulla piega dell'occhio e lo sfumiamo. Prendiamo questo qui piccolo. Facciamo una piccola sfumatura perché poi voglio mettere l'azzurro anche di sopra. La sfumatura la faccio qua. Prendo spunta dall'ombretto messo in precedenza. Questo blu sembra che macchi un pochettino. Lo mettiamo con un altro pennello, proprio per vedere se l'applicazione vada meglio. Come dice il makeup artist Carmi Mue, e Muei, dobbiamo tap 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 tamburellare per far sì che il colore sia buono
perché sembra che si sposti. Non so voi, cioè vedete, tipo che fa macchie. Ed è strano perché l'altra volta io l'ho utilizzata e non mi ha fatto questa macchia. Qua tutto un fallout pazzesco. Metterò questo azzurrino sulla piega direttamente per dargli un po' di colore. Allora, a me piace il blu. Il blu è andato benissimo. Per quanto riguarda il blu più scuro e quest'azzurro, sinceramente non mi piace molto, eh. Adesso rimetto il blu ring light. Adesso rimetterò il blu proprio dove si è tolto un pochettino. Poi lo andremo a sfumare meglio e al centro vediamo, o metto questo o questo. Sembra. Non mi piace molto, sinceramente, questo ombretto. Non so perché, ma l'altra volta non mi ha fatto tutto sto macello. Oggi che devo fare il video, mi sta combinando tutto questo. Chissà perché. Chissà, forse qualcuno me la sta tirando. Chi lo sa? Allora, facciamo una cosa. Andiamo a bagnare il pennello. Allora, così si intravede. Vediamo che adesso bagniamo il pennello, vediamo se cambia qualcosa. Lo facciamo direttamente così andremo a vedere se bagnato sembra diverso. Ma perché scende tutta questa acqua? No, mi sta facendo macchia. Cioè, un epic fail, guardate. Deve essere per forza bagnato. Abbiamo capito questo. Però, siccome no, non è questa, ma la palettina grande. Allora, siccome questo colore sugli occhi, questo verde, non mi piace molto, io lo devo smorzare come sempre con il mio ombretto di fiducia, che è questo qui di Nabla, e pennello da sfumatura. Ok. Perché lo vedo troppo azzurro. Vedete, certe volte capita che iniziate a fare un trucco perché sapete cosa mettere negli occhi, poi non vi piace e lo dovete sistemare. Ecco, beh, sistemiamo. Sistemiamo, sistemiamo. Metto anche un po' di lilla. Poi me piace mischiare colori, tipo adesso sembra un occhio pesto e già mi piace di più. Non per quel senso, perché sono contro la violenza sulle donne, sulle persone anziane, sui bambini, sugli animali, contro assolutamente. Niente, quella cosa che ho fatto all'inizio non mi è durata. Devo guardare bene il suo video, lo devo riguardare di nuovo. Vi capita che guardate un video di qualcuno che fa un make-up o qualsiasi altra cosa e poi lo riguardate perché vi siete perse qualche cosa? Ecco, io sempre. L'unica cosa che ho fatto è mettere questi due colori qua. Aspettate, questo e questo, questi due. Li ho messi e li ho sfumati.
adesso metterò un altro colore ovviamente per far sì che sfumi tutto. Sto rimettendo questo blu qua e mi dà segno di un verde, quindi non lo metto. E vi faccio vedere un ombretto di Inglot che veramente prima lo devo trovare. Un ombretto di Inglot che è blu, ma dov'è? Vi faccio vedere se riesco a prenderla. Questi ombretti sono di Inglot, sono anche scavati e vi faccio vedere la pigmentazione, la sfumabilità di questi ombretti che sono fantastici e che mi aiuteranno a sfumare. Questo blu non mi ha mai deluso, mai. Il blu di Inglot, sto parlando. E mi dispiace che questa palettina mi abbia fatto questo scherzetto. Perché già l'ho utilizzata e questo è quello che mi dà fastidio. Cioè, già l'ho utilizzata. Ok, vado a pulirmi, faccio la base e torno subito. Allora, mi vedete bianca perché ho messo la cipria e quindi andiamo a mettere adesso il blu, quello che abbiamo applicato sull'occhio, proprio sotto l'occhio, quindi un lavoro di precisione. Oltre ad andarlo a mettere sotto l'occhio, io volevo mettere anche un po' di giallo, vediamo come viene, oppure rovinerò tutto il make-up. E adesso metterò un po' di giallo per sporcare leggermente questa parte. Adesso metterò una matita nera all'interno dell'occhio. Metto questa qui della Essence che sta per finire. E metterò anche l'ombretto, quello blu, questo qui più scuro, lo metterò proprio dove ho messo la matita nera. Lo metterò proprio lì appoggiato, perché essendo un colore abbastanza scuro, anche se non è un nero, ma mi piace. Quando prelevate il prodotto, togliete l'eccesso perché sennò vi si infila nell'occhio. A me non dà fastidio. A me non dà fastidio, però c'è a chi potrebbe dare fastidio, quindi per non avere problemi. Ok, adesso vado a togliere tutto l'ambaradam per quanto riguarda la cipria. Andremo a togliere la cipria. Allora, proprio per farvi notare la particolarità, diciamo, di questi ombretti, guardate qua, non so se si nota, aspettate che mi alzo un po' lo specchio, per qua ha lasciato una riga che è una riga antiestetica da morire, bruttissima, e quindi andremo con l'ombretto, sempre quello, il blu che scrive tra virgolette. E lo andremo a posizionare, che ovviamente anche all'ultimo minuto succedono queste cose, come se dividesse il make-up. Non so se si nota, io lo noto e già questa cosa mi dà fastidio.
perché devo uscire. E quindi è una cosa che mi dà tantissimo fastidio. Qui mi è rimasta la palpebra macchiata. Sì, e con le mani sporche io lo faccio. Ma va. È come se fosse un epic fail, questo make-up. Allora, metterò solo il mascara e vedremo dopo se dobbiamo sistemare qualcosa. Aspetta, prima metto il fix sul viso, così da togliere questa polverosità per quanto riguarda la cipria. Nel frattempo piego le ciglia e metto il mascara. Non sto mettendo il primer alle ciglia perché mi devo sbrigare, devo fare almeno un altro video. Ho anche un video in collaborazione, metto il mascara di Essence. Ho anche il video in collaborazione, quindi devo sbrigarmi a fare il video e non posso perdere altro tempo. Allora, adesso andremo a mettere quell'ombretto che io adoro per quanto riguarda Kiko, che sarebbe questo qui bianco. E adoro metterlo proprio all'inizio dell'occhio perché mi strapiace. Sto vedendo che le ciglia da questo lato sono molto più sì, adesso i miei occhi molto più aperti. Allora, andremo a mettere questo ombrettino che è tipo un bianco e mi piace tantissimo metterlo toccando l'azzurro perché diventa stupendo ed è una cosa che adoro. Questa è una palettina che già posseggo e lo utilizzo sempre ed esclusivamente così. Però questa volta volevo mettere il giallo proprio all'inizio dell'occhio. Così da mettere questo ombretto al di sopra. Vediamo. Questo è troppo grande. Mi serve un pennello piccolo. E lo voglio mettere proprio qua all'inizio dell'occhio. Io ho le mani congelate, congelate. Adesso metterò questo giallo, vedi, questo giallo, questo colore iridescente. Poi mi trema l'occhio pure. No, non cambia niente. Credevo potesse cambiare qualcosa, invece niente. No. Notate? Cambia soltanto dove c'è il blu. Dove non c'è, non si nota. Vabbè, è una prova ovviamente che uno fa per vedere l'ombretto. La prossima volta farò un trucco blu, un trucco blu. E metterò questo ombretto proprio sopra. Allora, come trucco occhi finito. Adesso metteremo il blush. Metteremo questo di Essence, che è un blush e un illuminante. Vediamo come viene. Non lo so, degli occhi un po' ci sono rimasta male. Allora, forse mi conviene un pennello più piccolo. Mettiamo il blush.
Sorrisino. Io come Gwenjot non c'ho bisogno che me li rifaccio. Ho delle bellissime guanciotte. Anche da piccola avevo delle guanciotte. E poi mettiamo l'illuminante. Sorridiamo ugualmente. E vai con l'illuminante. E vai con l'illuminante. Bene. Adesso decidiamo cosa mettere sulle labbra. Io direi, visto che ho utilizzato la palettina della Huda, di andare a prendere proprio un set per quanto riguarda le labbra. Questo però è sul rosso. Io vorrei qualcosa sul nude. Non lo so, proviamo questo. Cosa dite? Cosa dite? Questo. Vediamo. Allora, di questa io prenderei sempre la matte perché non è forte. È un po' forte. Perché sennò ho quella nude. L'altra è questa. Direi andiamo sul nude, però che poi metterò il gloss al di sopra. Questa qui è il kit. Strobe lips. Sì, vabbè, tutto tatata. Qual era? Perché non. Vabbè, guardo qua sotto. Questo è nella colorazione Muse, e poi c'è il lip gloss Angelic e la matita è Muse come rossetto. Adesso andremo a mettere proprio la tinta. Sì, questo è un po' più naturale come colore, sta bene con gli occhi. Adesso facciamo asciugare un po' la tinta e dopo metterò al centro, ma vediamo il lip gloss. In caso ci vediamo dopo. Ciao. Adesso metterò un po' di lip gloss. Proprio per dargli quella. Non su tutte le labbra perché non mi piace proprio quell'effetto su tutte le labbra. Direi che questa sia un'ottima scelta. Allora, ho fatto i capelli, questi sono i capelli sistemati. Sono vestita di blu, come si vede. Sono vestita di blu, semplicissimo. Devo andare al compleanno della mia pupina perché la mia nipotina Alessia compie 2 anni, quindi un amore delle zie. Se posso, vi vorrei mettere, io stamattina gli avevo fatto gli auguri tramite telefono e lei, tramite la mia migliore amica che la riprendeva, mi ringrazia e mi manda tanti bacini alla zia Stefania, alla zia Fafana, quindi sono io. E sono molto molto contenta. Lì accanto c'è anche la mia pupa perché io ho una prediletta, nel senso che ho il mio. Scusate, ho visto. Ho il mio amore in assoluto che è la mia nipotina Noemi, perché che sarebbe la bambina che avete visto anche nelle foto su Instagram. Se mi seguite su Instagram l'avete già vista. È la bambina che mi segue in tutti i miei spostamenti anche per quanto riguarda il make-up perché gli piace tantissimo. E quindi ogni tanto gli do qualche cosa che posso ovviamente dare e ci divertiamo insieme.
Allora, io ringrazio tantissimo tutti voi per aver visto il mio video. Vi raccomando, scrivetemi un commento che se vi è piaciuto il video, se non vi è piaciuto, basta essere educati. Vi raccomando. Io vi mando un grandissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate. E se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Don't miss